Preparare i giovani a fare scelte etiche e morali nel corso della loro vita, instillando i valori della Scout Oath and Law. Questa è la missione dichiarata dell'associazione The Boy Scouts of America. Fondata nel 1910, la BSA è riconosciuta in tutto il mondo come una parte importante della cultura americana, rappresentata in molti film, libri e altre forme di media. Nel 2017 la BSA aveva 2,3 milioni di membri e circa 1 milione di volontari adulti a livello nazionale. Quando pensiamo ai Boy Scout ci vengono in mente alcuni tratti distintivi come lealtà, coraggio, affidabilità e gentilezza, solo per citarne alcuni. Eagle Scout è il grado più alto che uno scout può raggiungere e non è un'impresa facile, solo il 4% di loro raggiunge questo livello da quando la BSA è stata istituita. John Jubert era uno di loro, un Eagle Scout. Aveva raggiunto il grado più alto nella BSA prima di diventare un assistente capo scout. Quando si entra a far parte di queste associazioni con un'organizzazione gerarchica, inevitabilmente gli ultimi arrivati vedono quelli più esperti come un modello da imitare. Ed era esattamente questo che era diventato John Jubert, un assistente capo scout a cui ispirarsi. Tuttavia, pur avendo guadagnato nel corso degli anni una buona reputazione, John in realtà tutto era fuorché qualcuno da emulare. Quella che vi racconto oggi, amici, è la storia di un maestro dell'inganno, un uomo che per molto tempo riuscì a nascondere la sua pericolosità e quando gli altri se ne accorsero era ormai troppo tardi. Nato il 2 luglio del 1963 a Lawrence, nel Massachusetts, John Jubert era il maggiore dei due figli di Joseph e Beverly Jubert. Sua sorella Jane è nata nel 1965. La vita familiare del ragazzo è stata infelice. Quando aveva 6 anni, i suoi genitori divorziarono e suo padre si trasferì. Sua madre era una donna prepotente e asfissiante che non permetteva a suo figlio di fare amicizia con altri bambini. Era sempre arrabbiata e umiliava suo figlio John con percosse fisiche fino a che non compì l'età di 12 anni. Di conseguenza aveva pochissimi amici, anche la scuola per lui era un posto dove subiva soprusi e violenze, era spesso vittima di bullismo per essere il più piccolo della sua classe e quando poteva cercava di stare in disparte. Aveva un quoziente intellettivo superiore alla media ed eccelleva in particolare in inglese e storia. La famiglia si trasferì da Lawrence al quartiere Oakdale di Portland quando John aveva 11 anni e per guadagnare parte dei suoi soldi lui iniziò a consegnare i giornali a domicilio. In più fece altri lavori durante l'estate che gli permisero di mettere da parte un bel gruzzolo che usò per pagare le tasse scolastiche alla Cheverus High School, la scuola secondaria cattolica per soli ragazzi di Portland. La rabbia di John nei confronti di coloro che lo circondavano era cresciuta in modo significativo dopo il suo ingresso al liceo. Una rabbia che era il risultato di anni di bullismo a scuola e umiliazioni da parte di sua madre. Tuttavia lui riusciva a nasconderla bene in pubblico, dando sempre un'immagine di sé di ragazzo tranquillo e studioso. Fu proprio in quel periodo che divenne un Boy Scout fino ad arrivare al grado più alto di Eagle Scout. Nel dicembre del 1979 a Oakdale si verificò il primo di una serie di casuali episodi di violenza. Sarah Canty, una bambina di 6 anni, stava giocando nel suo cortile quando un giovane in bicicletta le passò accanto e le conficcò una matita nel braccio. La piccola gridò per il dolore, ma quando i suoi genitori arrivarono in suo aiuto, il ragazzo si era dileguato. Circa 6 settimane dopo, nel gennaio 1980, la 27enne Vicky Goff stava camminando lungo Deering Avenue verso la University of Southern Maine. Un giovane la afferrò da dietro e la pugnalò al fianco con un coltello mentre le copriva la bocca con la mano per impedirle di urlare. Prima che la ragazza potesse vederlo, lo sconosciuto fuggì. Nel marzo 1980 Michael Witham, un bambino di 9 anni, stava camminando su Deering Avenue quando un giovane in bicicletta lo attirò in una zona boscosa e iniziò a fargli una serie di domande personali. Michael, un po' stranito, rispose alle domande e l'uomo gli disse che poteva andare, ma quando voltò le spalle per allontanarsi, lo sconosciuto lo afferrò da dietro e gli tagliò la gola con un coltello.
Miracolosamente il piccolo, seppur ferito, riuscì a scappare. Ci vollero 12 punti di sutura per curare la sua ferita. Secondo i medici l'attacco avrebbe potuto essere fatale. Lui era stato molto fortunato a essere vivo. Se vi state chiedendo chi sia stato l'autore di quelle aggressioni, beh, erano tutte opera di John Joubert e rappresentavano gli esordi della sua carriera criminale. Una carriera criminale che presto avrebbe mostrato il suo lato più nefasto. Mentre la comunità e gli investigatori erano ancora all'oscuro della sua identità, l'autore divenne noto come lo squartatore di Oakdale. Nel 1981 Joubert si diplomò al liceo e divenne uno studente alla Norwich University, un piccolo college militare privato a Northfield, nel Vermont, dove cominciò a studiare ingegneria per poi abbandonare prima della fine del semestre. Quando capì che trovare un lavoro non sarebbe stato facile, decise di arruolarsi nell'aeronautica degli Stati Uniti. Siamo nell'agosto del 1982. 4 mesi dopo, il 19enne Joubert si trasferì a 1500 miglia ovest, a Bellevue, nel Nebraska, dove era a distanza presso la base dell'Offutt Air Force. Una città suburbana appena a sud di Omaha, Bellevue aveva una popolazione di circa 22.000 abitanti nel 1980. Joubert seguì dei corsi di formazione come tecnico radar e si unì alla truppa scout locale diventando un assistente capo scout. Portland è la città più grande dello stato americano del Maine ed è una popolare destinazione turistica nota per l'architettura del XIX secolo, la cucina e una vivace vita notturna. La città ha un porto molto attivo che è un importante snodo per le industrie della pesca e della navigazione commerciale. Il 22 agosto del 1982 Richard Ricky Stetson, 11 anni, lasciò la sua casa alle 19.45 per fare jogging lungo un sentiero a Back Cove nel nord di Portland. Essendo estate c'era ancora luce, il sentiero era popolato di ciclisti, corridori e passeggiatori che si godevano l'ultimo caldo sole della sera. Diverse persone videro Ricky fare jogging e notarono anche un giovane in bicicletta che lo seguiva da vicino, ma non ci fecero troppo caso. Quando fuori si fece buio e Ricky non era ancora tornato a casa, i suoi genitori chiamarono la polizia. Non ci volle molto perché i peggiori timori dei coniugi Stetson fossero confermati. La mattina seguente un automobilista scoprì il corpo del ragazzo in un'area erbosa appena fuori dalla pista da jogging. Era stato strangolato sia con le mani che con un laccio e non era stato aggredito sessualmente. Segni di morsi erano presenti sul suo polpaccio destro, ma nel tentativo di cancellare le impronte dentali, l'assassino aveva asportato una parte del tessuto. Un atto del genere era completamente sconosciuto agli investigatori e ai dentisti forensi che furono interpellati sul caso. Tentando di coprire le sue tracce, in realtà l'assassino si era reso più vulnerabile alla cattura, lasciando quasi una firma. Un sospettato, Joseph Anderson, fu arrestato per l'omicidio di Ricky, ma fu rilasciato quasi subito perché i segni di morsi sulla gamba del piccolo non corrispondevano alle sue impronte dentali. Nonostante tutti gli sforzi del Dipartimento di Polizia di Portland, per l'omicidio di Ricky non fu trovato un colpevole. Più di un anno dopo, domenica 18 settembre 1983, il 13enne Danny Joe Eberle si alzò presto per completare con la sua bicicletta le consegne di giornali nel vicinato. Quando Danny non tornò a casa dopo il suo giro di consegne, i suoi genitori si preoccuparono. Fu chiamata la polizia e iniziò una ricerca su larga scala. La bicicletta di Danny, insieme alla stragrande maggioranza dei giornali, fu scoperta vicino alla quarta casa prevista per la consegna. 3 giorni dopo, il 21 settembre, il corpo di Danny fu trovato in un campo appena fuori strada vicino all'Offutt Air Force, a circa 4 miglia da dove era stata trovata la sua bicicletta. Il giovane era sdraiato a faccia in giù con solo le mutande indosso. I polsi e le caviglie erano legati con una corda e sul suo corpo c'erano i segni di 11 coltellate. Nel suo petto era stata disegnata con una lama una forma che assomigliava a una stella. C'erano segni di morsi sul suo corpo e dei tagli profondi in corrispondenza delle impronte dentali.
Meno di 3 mesi dopo, il 2 dicembre, ci fu un'altra orribile aggressione. Christopher Walden, un ragazzo di 12 anni, stava andando a scuola a Bellevue quando un giovane alla guida di un'auto color marrone chiaro gli si avvicinò. I due ebbero un breve scambio di battute, poi Christopher salì in macchina. Da quel momento nessuno lo ha più visto e quando non si è presentato a scuola venne fatta una denuncia di scomparsa. 48 ore dopo, due uomini a caccia di fagiani scoprirono il corpo del povero Christopher in una zona boscosa a circa 3 miglia da dove era stato trovato il corpo di Danny sul ciglio della strada. Essendo un tipico inverno gelido in Nebraska, il corpo del ragazzo era congelato e coperto di neve. Come Danny, anche Christopher indossava solo la biancheria intima. Fu pugnalato a morte e la sua gola era stata tagliata così in profondità che fu quasi decapitato. Uno strano simbolo a forma di stella fu trovato sul corpo della vittima. Anche in questo caso c'erano i segni dei morsi e tagli profondi fatti con un coltello. A differenza di Danny, però, Christopher non era stato legato e nessuno dei due era stato aggredito sessualmente. Il profiler dell'FBI, Robert Ressler, si recò in Nebraska come consulente delle indagini. Gli fu chiesto di fornire un profilo dell'assassino. La scoperta del corpo di Danny così vicino al ciglio della strada suggerì a Ressler che l'assassino era piccolo e non particolarmente forte, poiché non era stato in grado di spostare il corpo della vittima molto lontano. La posizione ha anche dato a Ressler motivo di ritenere che l'assassino non fosse molto esperto e che non conoscesse molto bene la zona, dato che il corpo non era stato nascosto come avrebbe dovuto essere. Le prove dell'omicidio di Christopher fornirono a Ressler più materiale su cui lavorare. Secondo il profiler, l'assassino dei due ragazzi era probabilmente coinvolto in un'organizzazione o in un club in cui trascorreva del tempo con ragazzi preadolescenti e adolescenti. Poteva essere un allenatore sportivo o uno scout. Ressler sospettava anche che l'assassino fosse a conoscenza di indagini penali, dato che cercava di cancellare le impronte dentali sui corpi delle sue vittime. La corda che era stata usata per legare i polsi e le caviglie di Danny non era mai stata vista prima. Fu inviata al quartier generale dell'FBI a Washington DC per l'esame. Ciò che rendeva quella corda così unica era che l'interno era composto da tanti tipi diversi di fibre e oltre 100 filati di diversi colori. Gli esperti consultati concordavano con gli investigatori, nessuno di loro si era mai imbattuto in quel tipo di corda. Su invito della polizia i testimoni si fecero avanti con le descrizioni dell'uomo che avevano visto con Christopher Walden il giorno in cui scomparve. Secondo la maggior parte di loro era un uomo piccolo, non molto più alto della vittima, con capelli e occhi scuri di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Dalle descrizioni, gli investigatori riuscirono a creare un identikit del sospettato. Una donna che quella mattina era fuori con il cane era abbastanza sicura di aver assistito al rapimento di Christopher. Disse agli investigatori che l'uomo stava guidando un'auto color marrone chiaro e che aveva una targa che iniziava con la lettera R. L'11 giugno 1984 un insegnante di scuola materna di Bellevue, Barbara Weaver, stava svolgendo la sua routine di lavoro mattutina per preparare la sua classe in attesa dell'arrivo dei suoi studenti. Barbara aveva seguito da vicino i casi dei ragazzi assassinati, Danny Joe Eberle e Christopher Walden. La donna si affacciò alla finestra e vide qualcosa di sospetto. C'era un'auto che non aveva mai visto prima ferma nel parcheggio. Quando guardò più da vicino, vide un giovane seduto al posto di guida. Per Barbara, quello sconosciuto somigliava in modo impressionante al giovane dell'identikit che aveva visto al telegiornale. La donna e il giovane si guardarono negli occhi e lei avvertì una strana sensazione di pericolo. Afferrò un pezzo di carta e segnò il numero di targa di quell'auto. Prima di riporlo dentro la borsa, dette una rapida occhiata dalla finestra e si accorse che l'uomo non era più all'interno della macchina. Lei continuava a cercarlo con lo sguardo quando all'improvviso la porta dell'aula si spalancò e quel ragazzo era lì davanti a lei. Le chiese con tono minaccioso che cosa avesse da guardare. Lei capì di non essere al sicuro in quell'aula e fece per andarsene prima che lui la bloccasse.
Barbara riuscì a scappare e a correre dall'altra parte della strada verso una casa vicina. Bussò alla porta e raccontò alla persona che gli aprì del suo incontro. L'uomo le permise di entrare e chiamare la polizia. Nel frattempo il giovane saltò in macchina e fuggì. Gli investigatori riuscirono a rintracciare il numero di targa che Barbara aveva scritto. La macchina era intestata a John Hubert, 20 anni, un tecnico radar dell'aeronautica degli Stati Uniti che viveva nella base di Offutt a Bellevue. Hubert corrispondeva perfettamente al profilo fatto da Robert Ressler. Era giovane, piccolo e non molto forte, e si era offerto volontario in una truppa di scout locali. Gli investigatori richiesero un mandato di perquisizione dell'appartamento di Hubert alla base dove trovarono diverse riviste porno softcore. L'auto del sospettato fu controllata minuziosamente dalla polizia scientifica. Furono rinvenuti all'interno dei capelli appartenenti a Danny Joe Eberle, una delle vittime. Nell'auto c'erano anche del nastro adesivo, un coltello e un pezzo di corda dello stesso tipo con cui era stato legato Danny. Qualche giorno dopo, mentre Robert Ressler stava tenendo una relazione all'Accademia dell'FBI a Quantico in Virginia sulla profilazione dell'assassino dei ragazzi in Nebraska, un agente di polizia di Portland fu incuriosito dalle parole di Ressler. L'omicidio di Ricky Stetson a Portland nell'agosto del 1982 infatti era molto simile ai delitti descritti dal profiler. La cosa più sorprendente era che Ricky Stetson, Danny Joe Eberle e Christopher Walden erano stati tutti morsi dal loro assassino, che poi aveva tentato di rimuovere i segni delle arcate dentarie con un coltello, senza peraltro riuscirci. L'agente si avvicinò a Ressler con le informazioni su Ricky Stetson. Una rapida occhiata al passato di Hubert rivelò che viveva a Portland prima di unirsi all'Air Force e si era trasferito in Nebraska appena 4 mesi dopo l'omicidio di Ricky. Gli investigatori ottennero un calco dei denti di Hubert e un dentista forense confermò che corrispondevano ai segni dei morsi trovati sulle gambe delle vittime. Per gli investigatori di Portland le tessere del puzzle stavano andando finalmente a posto. Chiaramente Hubert era andato nel panico dopo aver ucciso Ricky e nel tentativo di allontanarsi il più possibile si era unito all'Air Force. Il suo piano almeno per un po' aveva funzionato. Interrogato dalle autorità di Portland, Hubert alla fine ammise di essere il killer dei 3 ragazzi. Disse agli investigatori che quegli attacchi erano stati fatti come esperimenti in previsione di omicidi futuri. Mentre era in stato di arresto, Hubert fu visitato da una commissione medica per stabilire il suo stato di salute mentale. Gli psichiatri conclusero che soffriva di disturbo di personalità schizoide, caratterizzato da una mancanza di interesse per le altre persone e per le relazioni interpersonali. Quelli con disturbo di personalità schizoide di solito appaiono freddi, privi di empatia e raramente mostrano le loro emozioni. Hubert in più soffriva anche di tendenze sadiche, rese evidenti dalle torture che infliggeva alle sue vittime. Lo sceriffo della contea di Sarpy, Patrick Thomas, che era stato coinvolto nel caso dalla scomparsa di Danny Joe Eberle, interrogò Hubert dopo che il giovane aveva ammesso l'uccisione dei ragazzi. L'uomo era curioso di sapere se il killer avrebbe continuato a uccidere nel caso fosse stato rilasciato. A quella domanda Hubert rispose che probabilmente avrebbe ucciso di nuovo perché non poteva trattenersi. Per questo motivo confessò di essere contento della sua cattura. L'assassino fu processato per tutti e 3 gli omicidi. Nel Maine, stato senza pena di morte, fu condannato all'ergastolo. In Nebraska Hubert venne condannato a morte. Il 16 luglio 1996 John Hubert è stato giustiziato sulla sedia elettrica in Nebraska, aveva 33 anni. Niente potrà mai riportare indietro Ricky, Danny e Christopher, ma le loro famiglie possono almeno consolarsi sapendo che l'assassino dei loro figli non farà più del male ad altri bambini.